Ma noi saremmo, ecco, dal 28, non come qualcuno di voi ha erroneamente detto, di agosto, quindi il 28, e quindi lo dico ai calciatori, fatevi pronti, ma loro già lo sanno, di luglio fino al 12 di agosto, al Castel di Sangro. Quindi questo un po' per dire che chiunque mi dovesse chiamare per, diciamo, partite all'estero, io non ci vado. Quindi qualunque siano le somme, lo sapete, le mie idee penso che le conoscete. Credo in quel lasso di tempo faremo 3 partite all'incirca. Per quanto riguarda la prossima stagione, penso che il Napoli abbia iniziato un ciclo, c'è cioè quell'idea, noi poi pian piano ci organizzeremo nel da farsi. Questo un po' per dire che il nuovo allenatore non è facile, non è semplice, ci vuole una disponibilità, una immettibilità in quella che è la mentalità partenopea, non semplice. Bisogna poi conoscere il carattere e quindi, ripeto, certamente ci vuole del tempo, ma seppur facessimo 27 in poi, cioè 16 giorni davanti, e credo che in 15-16 giorni riesci un po' a organizzare un po', diciamo, tutto quello che è il gioco, la conoscenza dei calciatori e quant'altro. Chiaramente, ripeto, oltre all'immettibilità, come abbiamo detto, la volontà, la disponibilità, c'è anche l'idea di un allenatore che prediliga il 4-3-3 con gli esterni alti, con un attacco alto, una propensione al gioco sicuramente rapido, al gioco d'attacco, come ha dimostrato il Napoli in questi ultimi anni. Direttore sportivo, lo dite voi, io onestamente non ci penso perché di area management ce ne sono quattro, lo sapete. Ho il mio direttore sportivo. Mi scusi? No, perché lo chiama capo? Lo ha detto lei, Cristiano Giunto. Ma non credo sia poi il capo di cosa, non ho afferrato. C'è semplicemente un area management di cui fa parte anche Cristiano Giuntoli, che ha un contratto, io lo ricordo, fino al 30 giugno 2024, un altro anno di contratto. Quindi il problema io onestamente non me lo pongo, ripeto, perché ho un altro anno di contratto. E ribadisco poi, c'è un'area di management laddove io non vedo nessun capo, si lavora, si coopera, si decide tutti quanti assieme per il bene del Napoli, ecco.